Lo sconvolgimento futurista della rivoluzione che è stata il futurismo. Bene, lo è stata e è una rivoluzione linguistica e le rivoluzioni linguistiche non sono rivoluzioni di pura moda quando sono profonde. Sono proprio perché il linguaggio contiene in sé, trasporta in sé le idee, i concetti, i modi di nominare e vedere il mondo, sono delle rivoluzioni di fatto vere. Il futurismo si può considerare alla base delle avanguardie appunto del futurismo storico che è quello del Novecento. Europeo, è persino teoricamente alla base di due avanguardie che lo hanno preceduto, l'espressionismo e il cubismo, che sono di qualche anno precedenti al futurismo che è del mille parte il 1909. Nei confronti dell'arte, il futurismo che butta alle ortiche il classicismo e tutta una serie di stime e di giudizi che considera pregiudizi verso l'arte stessa, tutto un insieme di luoghi comuni in un'Europa molto borghese, molto seduta su se stessa, vicina a una grande turbolenza che l'avrebbe sconvolta sul piano della vita quotidiana, che era la guerra del 15 e 18. Bene, il futurismo avverte tutta questa inquietudine, anzi, opta per l'inquietudine. Come gran parte degli intellettuali europei, gran parte dei primi futuristi furono tutti quanti degli interventisti. Loro speravano che la guerra, illusione di cui si dovettero ricredere, la guerra spazzasse con la sua violenza, con la sua irruenza, spazzasse tutta l'ipocrisia, il sonno in cui l'Europa e le sue grandi imperiali monarchie sembravano vivere. Quindi il futurismo io lo considero una grandissima rivoluzione, in parte non ancora letta, non ancora rivissuta. Per molti motivi storici, e in parte invece nel mondo dell'arte, travasata nel mondo dell'arte. Pensiamo al concetto di dinamicità, che non è il concetto solo del movimento, come spesso si sente dire e insegnare, no, è la dinamicità dell'essere, dell'esistenza, del modo di concepire la sostanza stessa del vivere. È secondo Bergson, non è un'idea filosoficamente e integralmente di Filippo Tommaso Maria Marinetti, no, è un pensiero del secolo e questo è molto interessante, cioè pensare l'essere non come qualcosa di immobile, di fermo, come un po' la tradizione aristotelica, platonica, medievale, o anche di Tommaso d'Aquino, avevano distribuito, diciamo, alle menti, anche alle menti contemporanee, ma pensare l'essere come qualcosa di estremamente dinamico. È questo il futurismo,
non solo lo ha intuito, ma ha saputo rappresentarlo, che è la funzione dell'arte. Non l'ha solo detto, l'ha in qualche modo fatto vedere. L'arte, l'arte visiva per eccellenza, cioè la pittura, anche in un senso esteso, ha questa facoltà che a volte la pittura, la letteratura ama meno, non, la musica ama in modo lievemente diverso e privo di immagine, solo con una metafora sonora, eccetera, eccetera. Quindi il futurismo è stato per me una grande e vera rivoluzione.